orrido, un luogo incastonato tra le rocce dove le acque precipitano con fragore. L'orrore del luogo viene accresciuto dall'oscurità, dallo spumeggiare e dal cupo muggito delle acque. È il secondo anno dell'Orrido Magic Christmas Light, le installazioni musicali, di colori, di luci che attende i visitatori del nostro Orrido. L'idea è nata l'anno scorso, abbiamo provato e abbiamo avuto un grosso successo di pubblico, oltre 30.000 visitatori nel periodo natalizio, e il consenso è stato unanime, tanti apprezzamenti, tanti feedback, tanti insomma like anche sui social, e quindi abbiamo voluto riproporlo e anche ampliarlo e dandogli una connotazione più fiabesca, più anche adatta ai bambini. Fascino solitamente durante l'anno dell'Orrido e durante il giorno. Nelle feste natalizie, anche complice il buio che arriva presto, diventa magico alla sera. Infatti noi consigliamo di venire insomma quando si fa buio. Delle acque, la suggestione insomma delle passerelle sospese sono amplificate da tante luci, dai personaggi che si incontrano lungo il percorso dell'Orrido. Benvenuti nella Ca del Diavol, una torre inquietante, misteriosa, come gli affreschi che decorano le facciate. Ma prima di accompagnarvi in questa entusiasmante esperienza, permettetemi di presentarmi. Mi chiamo Sigismondo Boldoni. Sono nato a Bellano il 5 luglio del 1597. L'Orrido noi lo chiamiamo il nostro diamante. Per tanti anni è stato forse appannato quello che noi abbiamo voluto fare in questi anni, quello di valorizzarlo e farlo diventare appunto la nostra punta di diamante. Nel 2022 in modo particolare è stato un boom di presenze, siamo arrivati a oltre 220.000, è diventato insomma una delle attrazioni principali del Lago di Como. In questi anni l'abbiamo valorizzato prima di tutto con la promozione, ma soprattutto con gli investimenti. Abbiamo raddoppiato le passerelle che ora arrivano fino sotto la grande cascata, abbiamo aperto la Ca del Diavol per la prima volta visitabile dal pubblico, e al suo interno fra l'altro è visitabile un modernissimo museo multimediale. L'abbiamo chiamata la Torre dell'Emozione perché i tre piani che la compongono in una sorta di climax introducono i visitatori con le più moderne tecniche immersive nella storia dell'Orrido, nella leggenda della Presa Vegia, in un viaggio con la tecnologia VR, con gli occhialini Oculus e le poltrone dinamiche, in un viaggio appunto per tutto il nostro territorio. La novità di quest'anno è anche il ritratto di Bellano, è un'iniziativa nata dalla mente e dalla fantasia di Carlo Borlenghi, che ha voluto fotografare 1500 bellanesi, e in una notte questi 1500 bellanesi hanno diciamo inondato tutte le vetrine, i muri, gli spazi pubblici del paese, e queste foto, gigantografie, sono visitabili appunto tutte le ore del giorno e della notte fino a fine marzo. Anche quest'anno i numeri sono impressionanti, quindi come l'anno scorso furono il solo dicembre 8.000 gli ingressi dell'Orrido con l'illuminazione serale, e vi aspettiamo in tanti anche a cavallo fra questi due anni, fra il 2022 e il 2023. Se avrete la possibilità di raggiungere l'Orrido, fatelo, è completamente illuminato, il tema è natalizio, ci sono tantissime illuminazioni a tema Disney, e avrete la possibilità di godervi il canyon in un momento che altrimenti in altri periodi sarebbe inaccessibile. E io e insieme ai miei colleghi, alle mie colleghe e al mio gruppo di lavoro saremo qui e vi aspetteremo praticamente fino alla fine di gennaio con l'illuminazione e insomma il museo disponibile. Vi aspettiamo numerosi.
Vi aspettiamo quindi all'Orrido di Bellano nella sua veste fiabesca fino al 28 di gennaio. Gli orari li trovate sul portale discoveringbellano.eu.